Ciao, sono Giovina Caldarola e questo è Blister, un ciclo di pillole culturali per non partorire stereotipi, quelli sulle donne. Buon ascolto. Inizio questa puntata con il dare il bentornata a Stefania Berutti, che io considero la madrina di Blister, avendo ragionato con lei insieme per settimane prima del lancio di questo podcast su quale taglio dare, come approcciare, le prime prove tecniche e aver inoltre come supermadrina registrato la prima puntata alla quale ne sono seguite altre due, dove ci siamo anche interscambiate il ruolo di moderatrici. Quindi, cara amica Stefania, per il tuo graditissimo ritorno sulle scene, hai ben pensato di portare questa figura femminile che io non conoscevo, una delle più importanti fotografe britanniche e una delle principali ritrattiste del XIX secolo. E questa enorme affermazione e conseguente riconoscimento nascono, pensate un po', da uno stato di noia. Ciao Giovina, che bella introduzione. Beh, allora sì, quando pensavo al titolo da dare a questa puntata, a questa nostra conversazione, la prima idea è stata la noia, tipo la signora si annoia, una sorta di titolo all'Agatha Christie, perché tutto quello che Julia Margaret Cameron ha fatto, lo ha fatto perché sua figlia ha voluto salvarla dalla noia. Riportano infatti le cronache che nel 1863, allorché il marito annunciò di dover passare un po' di tempo in Sri Lanka, allora chiamato Ceylon, nella proprietà di famiglia per dare una mano a due dei figli che si erano già trasferiti, la figlia di Giulia andò dalla madre con una macchina fotografica. «Mamma, te l'ho comprata così non ti annoierai e non sentirai la solitudine qui a Freshwater mentre papà è via». Ora, Freshwater è un paese sull'isola di Wight, davanti a Southampton, a quasi 150 km da Londra, e lì i Cameron avevano un bel cottage, sempre pieno di amici, diciamo artisti vicini al movimento preraffaellita, perciò pittori, scultori, poeti, eruditi, qualcuno ben introdotto a corte, insomma, potremmo dire l'intelligenza della Inghilterra vittoriana. La rete però sarà così vasta, le richieste di foto diventeranno così numerose che poi Giulia utilizzerà anche la casa di sua sorella a Londra, Little Holland House. Bene, la prima domanda che ti pongo, la prima curiosità, è perché la figlia decide di regalarle proprio una macchina fotografica? Facciamo un passo indietro e seguiamo la giovane Julia Margaret Puttle, nata a Calcutta l'11 giugno del 1815, quarta di sette sorelle, nei suoi primi anni in India. Il padre era un ufficiale della Compagnia delle Indie Orientali e la madre proveniva da una famiglia aristocratica francese. Nel 1836 Julia si sta riprendendo da una malattia in un sanatorio del Sudafrica. Pare che fosse abitudine per i cittadini anglo-indiani di passare la convalescenza per l'appunto nei sanatori del Sudafrica. Qui incontra John Herschel, un astronomo, che in Sudafrica sta osservando le stelle, ma si sta anche appassionando alla novità del secolo, cioè la fotografia. La sua passione diviene subito scienza, pare che a lui si debbano le espressioni di positivo e negativo per indicare le fasi della lavorazione delle lastre impresse. Herschel stringe amicizia con la giovane Giulia, chiacchierano tanto di tutto e continuano questa loro corrispondenza nel tempo, anche dopo che Giulia sposa un compagno di sanatorio, Charles Hay Cameron, di 20 anni più anziano, dopo che insieme a lui diventa il fulcro della società coloniale di Calcutta, dopo che hanno quattro figli e molti impegni. O meglio, Mr. Cameron è impegnato tra l'Inghilterra e l'India, sarà uno dei legislatori che lavorerà al sistema giuridico indiano. Inoltre è titolare di una piantagione di caffè a Ceylon, mentre Mrs. Cameron, Giulia, è una madre di famiglia, molto indaffarata a mantenere i rapporti sociali come si usava a quel tempo, circondata da amiche e amici, soprattutto i coniugi Taylor, e dalle sorelle, e poi dai nipoti e dalla loro discendenza. A proposito di nipoti e discendenza, ti aggiungo questa chicca. Una nipote, anch'ella di nome Giulia, figlia della sorella Mary, rimarrà vedova con tre figli e si risposerà con Leslie Stephen. Insieme avranno altri figli, tra cui Vanessa e Virginia, la quale sposerà Leonard Woolfe e diventerà una famosa scrittrice. Quindi tu mi stai dicendo che Giulia Cameron era praticamente la prozia di Virginia Woolfe? Ebbene sì. In breve, Virginia Woolfe era figlia di secondo letto di sua nipote. Questo per darti un po' il quadro, quando io dico l'intelligenza, quando ti dico tutte queste persone importanti del jet set, ecco, arriviamo poi alla fine anche a questo legame con Virginia Woolfe. Chiaro, ma aggiungo assolutamente questo dettaglio agli aneddoti di questa storia, non si smette mai di scoprirne.
Però non mi hai ancora spiegato perché a Giulia fu regalata una macchina fotografica. Elementare, Giovina, perché Giulia, come dicevo, resta sempre in contatto con Herschel, il quale l'aggiorna sui passi avanti che sta facendo la fotografia. Anzi, pare che Herschel sia stato la persona che ha inventato il termine photography. E così la figlia pensa che una macchina fotografica possa essere un buon diversivo per la madre, la quale a questo punto ha 48 anni e 1000 contatti nel jet set dell'epoca. È una donna della sisterhood. Forse tu sai, io sono un po' patita della Brotherhood, cioè della confraternita dei preraffaelliti che nasce nel 1848. Bene, negli ultimi decenni studiosi e studiose hanno cercato di approfondire le figure femminili di questo vulcanico gruppo di artisti, che normalmente le riconosciamo perché sono le modelle poi alla fine che sono protagoniste dei quadri. Ma non sono solo loro. Alcune modelle, ma anche tantissime altre donne, sono poi quelle che a cui si devono le biografie, gli archivi, cioè le classiche grandi donne dietro a grandi uomini. E alcune di loro rubano letteralmente la scena. Giulia Cameron è a tutti gli effetti la protagonista femminile di questo momento di grande creatività della società inglese. E anche questo lo aggiungiamo all'elenco delle cose che non sapevo, ma che è assolutamente interessante sapere. Ma insomma, visto che sei un po' presa dall'entusiasmo, torna qui con noi, Stefania. E quindi raccontaci per favore che cosa fa Giulia con la macchina fotografica. Allora, intanto per cominciare si sbarazza del pollaio. Il pollaio, cioè? Nel senso che nel pollaio allestisce la stanza dove conservare le lastre di cristallo utili per le fotografie, mentre nella stanza del carbone allestisce la camera oscura. È bello leggere alcune testimonianze dell'epoca che la ricordano sempre indaffarata, sempre avvolta in una nuvola di vapori chimici. È arrivato il momento, cara Giovina, che io ti dica in due parole che cosa significava sviluppare le fotografie negli anni 60 dell'Ottocento. Necessario, vai. Quando Giulia comincia a fotografare, infatti. Allora, innanzitutto era uno sforzo fisico importante. La prima macchina in legno di Giulia da trasportare unitamente al treppiedi era piuttosto ingombrante. Giulia utilizzava le stampe di albumina da negativi in cristallo che erano bagnati col collodio. Tra l'altro, questa tecnica, albumina e collodio, era stata messa a punto 10 anni prima. Queste lastre erano più o meno 30x25 cm e dovevano essere ricoperte da elementi chimici fotosensibili, ioduro o bromuro di potassio e poi il nitrato di argento, mentre erano nella camera oscura. Poi, ancora umidi, andavano messi nella macchina e impressi. Il negativo, perciò, veniva poi riportato nella camera oscura e sviluppato. Lavato, poi la parte emulsionata veniva protetta con una vernice, le stampe erano ottenute mettendo il negativo su una carta fotografica e poi esponendolo alla luce. Quindi, bella complessa, ma soprattutto molto delicata. Ora, forse tu saprai che all'epoca i tempi della posa erano piuttosto lunghi e infatti molti fotografavano gruppi familiari ed è bellissimo notare gli sguardi spenti dei bambini che non ne possono più e che si annoiano a morte. Sempre dalle testimonianze sulle tecniche e sulla pratica fotografica di Giulia apprendiamo che la signora era molto esigente. Fa quasi tenerezza leggere alcuni commenti di grandi e compassati protagonisti come Tennyson o George Frederick Watts, i quali hanno letteralmente timore di cadere nelle sue grinfie, perché con lei non si scherza. Cioè, la signora ha le idee estremamente chiare ed è pronta a fare di tutto per metterle in pratica. Se ti dice stai fermo, tu non ti muovi. Ma quindi lei si dedicava ai ritratti di questi personaggi famosi, mi pare di capire. Sì, ha cominciato indubbiamente così. Ma ecco un altro aspetto affascinante dell'occuparsi del lavoro di Giulia Cameron. Allora, in quell'epoca di pionieri, la fotografia stentava a essere riconosciuta come arte in sé. Cioè, in poche parole, non era considerata la bravura del fotografo in quanto operatore della macchina. Piuttosto veniva considerata la sua bravura nell'allestire il soggetto da fotografare. C'è un celeberrimo caso di Oscar Rylander, un fotografo svedese, il quale prende a modello l'affresco di Raffaello, la scuola di Atene, e crea una fotografia dove i soggetti sono sistemati secondo posizioni simili a quelle dell'affresco. Ricrea l'affresco. Perciò Giulia si lascia ispirare naturalmente dai quadri dei preraffaelliti e crea delle composizioni che imitano e a volte superano l'arte degli stessi amici pittori. Un altro fenomeno diffusissimo proprio tra i preraffaelliti era accompagnare il quadro con una poesia, scritta preferibilmente dal pittore a commento. C'era questo discorso che l'artista doveva essere a tutto tondo. Oppure ispirarsi alle poesie di Tennyson, che era un po' il mentore del gruppo, o anche a quelle di Keats, che però venivano conosciute attraverso una sorta di rielaborazione di Tennyson. Giulia fa la stessa cosa, ma con le foto.
Cioè, una serie di composizioni delle foto di Giulia hanno come titolo riferimenti agli idilli del re, The Idylls of the King, le poesie di Tennyson sulla saga di Re Artù, oppure le scene tratte da Shakespeare, che anche lui è molto saccheggiato anche in ambito fellito. Insomma, il gioco di rimandi è estremamente delicato e intrecciato, e proprio come per i quadri dei preraffaelliti, anche nel caso delle fotografie di Julia Cameron, i soggetti sono amici, amanti, sposi, figli, nipoti, una grande famiglia che compone l'albero genealogico della letteratura e della saggistica più importante di fine Ottocento in Inghilterra. Bene, ma ci puoi fare qualche nome? Allora, io naturalmente ne ho guardati tanti di questi ritratti di Giulia, per cui i nomi che ti faccio sono anche nomi dei miei preferiti, diciamo così. Per esempio, sono splendidi ritratti del poeta Barrett Browning o di Tennyson, ma anche di Charles Darwin. C'è un ritratto di Charles Darwin che a me piace tantissimo, e lo stesso Darwin, poi si scopre leggendo alcune cose che ha lasciato scritte, considerava il ritratto fattogli da Giulia Cameron il migliore tra tutti quelli che gli avevano fatti, anche fotografi professionisti, diciamo così. E poi, tra le fanciulle, spunta una certa Alice. Questa sono andata a cercarmela anche io, perché se ben ho capito, si tratta di Alice, la bambina che ispirò Lewis Carroll per il romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, giusto? Esatto. Sono celebri, no, le foto che gli ha fatto Lewis Carroll, insomma, che tutto sommato a volte sono un po' particolari, sono un po', forse un po' al limite per la nostra sensibilità, però Alice cresce e diventa una protagonista di questo gruppo di persone e spunta spesso nelle foto di Julia Cameron. Incredibile, cioè proprio un intreccio di personaggi famosi, ma insomma, che tu sappia, Giulia aveva un segreto per essere così brava e acclamata? Vabbè, allora partiamo dal presupposto che stiamo pur sempre parlando degli albori della fotografia. Giulia è la prima donna a entrare nella Photographic Society di Londra, prima ancora che questa si chiamasse Royal Photographic Society. Ma direi anche grazie al fatto che erano davvero pochi quelli che la utilizzavano, non voglio sminuire, però effettivamente erano proprio pochi quelli che facevano fotografia. Eppure c'è un dettaglio che emerge agli scritti di Giulia e che ho preso come spunto per dare il titolo effettivo a questa nostra conversazione. Dunque, appena le sue foto cominciano a circolare, lei è la prima a essere stupita del successo. E uno dei figli le dice: «Vabbè, mamma, è un colpo di fortuna». Utilizza il termine inglese fluke, uno slang per dire che se una cosa ti è riuscita bene, non è perché sei stato in gamba, ma perché ti è andata bene. Certo, cresci, i figli, l'amore. Infatti, d'altronde Giulia è la prima a riconoscere che le sue foto sono un po' sfocate. Nonostante la sua tirannia nel far stare immobili i suoi soggetti, Giulia probabilmente non cura abbastanza la messa a fuoco delle sue lenti. E così c'è sempre un qualche elemento fuori fuoco. Allora, partiamo anche dal presupposto che quella tecnica fotografica era estremamente esposta agli errori. Le lastre dovevano essere perfettamente pulite, il modo in cui erano rivestite dai composti chimici doveva essere perfettamente uniforme, la percentuale di ingredienti utilizzati doveva essere precisa, non vi era molto spazio per gli errori. Nel 1865 Giulia comincia a usare una macchina più grande con negativi di 38x30 cm e questo però aumenta la possibilità di cretti nell'albumina, di emulsioni poco curate, non uniformi e sì, anche di fuori fuoco. Ma è anche vero che lei impara ben presto a utilizzare i suoi errori come punti di forza. Per esempio, si concentra su un dettaglio e il resto può anche sfocare. Oppure piccoli segni, le ditate perfino, le imperfezioni, dei piccoli cerchi, di nuovo dovuti all'emulsione non uniforme. Tutto questo diventa parte della sua arte fotografica. Perché poi, quello che viene apprezzato dei ritratti di Julia Cameron sono soprattutto l'espressione negli occhi, come messa la bocca, il collo piegato in un certo modo, una luce che illumina la fronte, o le composizioni vere e proprie di più figure. E allora, questo fluke si capisce che non è più tale, è la firma della signora Cameron e il motivo per cui ancora oggi ci incantiamo dinanzi ai volti degli uomini e delle donne da lei ritratti. Come avevo già detto prima, sono andata a cercare, ho spulciato un po' in rete perché ero molto incuriosita da questi ritratti e sono rimasta affascinata proprio da questo stile unico e atipico, certamente per l'epoca, o perlomeno rispetto a quelle foto di inizi Novecento al quale siamo tutti abituati. Nonostante i tempi di posa imponessero delle rigide posizioni, come hai in effetti sottolineato, i suoi scatti trasmettono invece del movimento, cioè sono più umane, sono più realistiche.
forniscono un impatto più emotivo, alcune le definirei quasi fiabesche, ma se ne parla anche di questa tipologia in rete, poetiche, di certo sono molto differenti rispetto al modo più frequente per l'epoca di ritrarre soggetti in pose composte che invece ci trasmettono assenza, mistero, anche un po', sai, quel timore, esatto, di queste persone, insomma, lì in pose che sono poi di fatto innaturali, quindi quasi un timore reverenziale. Guarda, ascoltando le tue parole mi viene in mente che forse è uno dei motivi per cui mi ha così colpito il ritratto di Darwin, perché tu ti aspetti una cosa, no, inamidata, e non lo è. Oggi il Victoria and Albert Museum ha una importante collezione di fotografie di Julia Margaret Cameron che partono da un lotto appartenuto a Watts, l'artista a cui accennavo prima, del gruppo Preraffaellita. Ma anche in altre collezioni museali spuntano foto firmate da Julia Margaret Cameron, così come quelle del figlio, che tornato in Inghilterra dopo la morte della madre in India aprirà degli studi fotografici. Perché Julia Margaret Cameron non muore in Inghilterra, ma a Ceylon, presso la piantagione appunto di famiglia, dove si era trasferita insieme al marito nel 1875. Negli ultimi 4 anni di vita continuerà a fotografare amici, amiche, ma anche il personale della tenuta, esportando nella colonia il suo sguardo poetico. Ci sarebbero molte cose ancora da dire su di lei, forse dovrei ricordare un'importante poesia, perché poi alla fine anche lei aveva scritto poesie, appunto questa era un po' la moda, intitolata On a Portrait, che parte per essere una specie di descrizione di un ritratto, delle sensazioni del ritratto, ma che in realtà è alla fine il manifesto artistico delle sue composizioni fotografiche, perché poi fa riferimento al suo concetto di bellezza. So che hai un ultimo aneddoto da regalarci. Ma sì, mi fa piacere, perché tra le varie foto, insomma, a un certo punto spunta quella del figlio. Ora consideriamo che spesso e volentieri i figli diventavano dei suoi assistenti. E uno di questi figli, che si chiamava Henry Herschel Hay Cameron, quindi aveva il doppio nome sia dell'amico Herschel che del marito Hay, diviene fotografo. Pare che lui volesse fare l'attore, ma la madre a un certo punto gli aveva detto che forse era meglio la fotografia, e diamoci conto, era un po' più solida come futuro. E nel 1879, dopo la morte della madre, lascia Ceylon, dove aveva gestito con i fratelli la proprietà di famiglia, e torna in Inghilterra. Fonda il Linked Ring e dal 1886 al 1902 gestisce uno studio fotografico. Io ora ho trovato diversi indirizzi, quindi non ho ben capito se ne ha aperti diversi o se apriva e chiudeva studi comunque in tutta Londra, da Marylebone a Hanover Square, Westminster. Watts, il preraffaellita di cui parlavamo prima, utilizzò la sua bravura nel fare foto per documentare le proprie creazioni, quindi le fotografie dei suoi quadri. Alla fine Henry riuscirà a recitare anche in qualche piccola parte. Come hai detto tu, ci sarebbero ancora molte cose da raccontare, da sapere su Julia Margaret Cameron, e se vorrete approfondire, come sempre, grazie a Stefania, lasciamo tutte le risorse, link, foto, documenti vari nell'articolo dedicato a questa puntata sul blog di Blister. Trovate... Posso interromperti un secondo? Sì. Volevo solo dire che tra le tante cose c'è un libriccino che si intitola Julia Margaret Cameron e che è stato pubblicato dal Getty Museum, proprio perché periodicamente vengono fatte, diciamo, delle mostre su questa figura. Ma la cosa bella di questo libriccino, che si può recuperare su Amazon, non so se si può dire? Sì, penso di sì. Mettiamo il link. Okay. Il link lo mettiamo comunque dopo. Questo libriccino, che si può recuperare piuttosto facilmente, è stato pubblicato nel 2016, ha non solo schede di fotografie, quindi le foto e delle schede che descrivono le circostanze in cui le foto sono state fatte, ma ci sono 3 saggi. Uno che è un saggio di Roger Fry, un pittore del gruppo di Bloomsbury, quindi di nuovo Virginia Woolf. Un saggio di Virginia Woolf che parla di questa sua parente, e anche un paio di scritti di Julia Margaret Cameron, tra cui la poesia a cui facevamo riferimento. Quindi questo è proprio una chicca del libriccino. Benissimo, la inseriremo assolutamente nell'articolo sul blog e troverete il link diretto all'articolo nella sinossi di questa puntata. Grazie Stefania ancora una volta per i tuoi preziosi contributi a questo podcast. Grazie. Grazie a te Giovina, è stato sempre un piacere, come sempre.